Debutto di Coppa Italia con il Carlentini C5, un 6-0 davvero netto. E con noi per questa analisi della prima gara, post gara, c'è il coach. Io ho salito D'Agostino. Allora coach, non c'è che da essere soddisfatti? Sì, no, ma già l'avevo detto in settimana, i ragazzi stanno lavorando bene e stanno cercando di sforzarsi a cominciare a mettere in campo quello che cerco di trasmettere. Oggi devo dire che è andata abbastanza bene. Buone le risposte anche sul piano fisico, sul piano atletico. Questa squadra già corre e corre tanto, coach. Eh sì, perché fra il fatto che è una squadra molto giovane, quindi già di suo hanno freschezza atletica, e poi è già un mese che stiamo lavorando tanto sulla condizione atletica. Certo, ancora non siamo brillanti, però perché è normale dopo un mese di lavoro, non poteva che essere così, però fra qualche settimana penso che la squadra dovrebbe cominciare a correre. Abbiamo visto tante proposizioni tattiche messe in campo appunto da coach José Lito D'Agostino, e la squadra ha risposto alle sue richieste, coach. Diciamo che i ragazzi si stanno sforzando a mettere in campo tutto quello che concerne le palle inattive e lo sviluppo di gioco. Per lunghi tratti siamo stati abbastanza fluidi, a volte eravamo contratti. Le palle inattive già stanno cominciando a essere un po' più pulite rispetto all'inizio, perché è normale che non può essere già un meccanismo rodato dopo un mese, però i ragazzi, ripeto, si stanno mettendo a disposizione, quindi io penso che faremo bene. Buona l'organizzazione difensiva, ma soprattutto lì davanti avete delle punte di diamante. Ci riferiamo a Carlo Brangato, oggi prima tripletta della stagione. Coach, è una garanzia ormai questo ragazzo? Sì, è un ragazzo promettente e ha bisogno anche lui di crescere, e penso che se
se resta umile e lavora con sacrificio può fare bene. Ma anche il resto della squadra sono elementi molto validi e stanno crescendo settimana dopo settimana. Speriamo bene per il proseguo, perché il campionato è alle porte e dobbiamo essere pronti. Coach, per concludere, 6 gol di vantaggio bastano per ritenere già conclusa la pratica della qualificazione in Coppa? La mentalità è quella di vincere ogni partita. Noi dobbiamo imparare a vincere, perché essendo una squadra nuova e giovane dobbiamo lavorare per imparare a vincere e a combattere partita dopo partita. Quindi noi dobbiamo andare lì e giocarcela per vincere, non il risultato a noi. Quello che è successo oggi ormai l'abbiamo archiviato e pensiamo alla prossima. Grazie coach, io sono Lito D'Agostino. Arrivederci. Bagna con un gol il debutto con la maglia biancazzurra Giuseppe Ferlito nel successo nel turno inaugurale di Coppa Italia del Via Grande C5 contro il Carlentini. Allora Peppe, complimenti per la prestazione, è sempre una soddisfazione particolare quando appunto si esordisce con una nuova maglia e si fa gol, Peppe. Sì, indubbiamente sono contento di aver fatto gol all'esordio, ma sono contento di come la squadra ha reagito, perché siamo partiti il 31 di luglio e ci siamo impegnati subito e penso che si sia visto e credo che la prestazione sia un po' il frutto di quello che abbiamo fatto fino adesso. È un esordio, abbiamo detto con coach José Lito D'Agostino nell'intervista, appunto roboante di questa squadra che ha già dimostrato di essere a buon punto sia sul piano atletico ma anche dell'intesa tattica. Sì, come detto io credo che il gruppo si stia formando, che ci siano tutti i presupposti per fare bene e dobbiamo partire comunque con i giusti presupposti, cioè abbiamo fatto bene oggi ma da lunedì si riparte perché c'è un ritorno da giocare, perché poi ci sarà il campionato e noi dobbiamo continuare così e non dobbiamo adagiarci. Ampio minutaggio per te oggi, Peppe? Sì, sono contento perché negli ultimi mesi diciamo che ho lavorato su di me, ho cercato di stare il meglio possibile per iniziare quest'anno e spero di continuare così fino alla fine. Ottima l'organizzazione difensiva, ma in avanti questo Via Grande C5 ha dimostrato di essere davvero esplosivo. Carlo Bancato, Pino Spina, Giuseppe Ferlito, Giulio Costanzo e anche tanti altri. Sì, diciamo che le individualità ci sono, ma come detto c'è anche il gruppo e con dei giocatori così basta semplicemente lavorare bene, allenarsi con il giusto piglio e ci prenderemo quello che ci spetta. Avete cambiato diversi moduli di gioco appunto in corso della partita, ma vi siete adattati perfettamente? Sì, come detto abbiamo tutti il giusto atteggiamento per fare bene questa stagione, quindi anche con l'aiuto del mister ci siamo messi a sua disposizione, stiamo continuando a lavorare e vediamo come andrà insomma. Peppe, questo 6-0 è già sufficiente per archiviare la pratica qualificazione di Coppa Italia? No, assolutamente no, anche perché loro sono un'ottima squadra. Forse oggi un po' indietro fisicamente li abbiamo visti, un po' anche dal punto di vista numerico rimaneggiati, ma sono veramente un'ottima squadra, c'è un ritorno da giocare in un campo sintetico che è un altro sport e quindi non possiamo permetterci di fare un passo indietro e dobbiamo affrontare la partita come se stessimo 0-0. Grazie Giuseppe Ferlito. Grazie a te.